Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È uscito il trailer di Peter Pan e Wendy, prossimo film live action della Disney che uscirà il 28 aprile su Disney Plus, direttamente su Disney Plus. E voglio vedere il trailer insieme a voi, vedremo la reaction, vedremo un po', ne parleremo, ne commenterò anche ciò che vedrò. E niente, andiamo a vedere questo trailer, vediamo un po' che cosa ci propinano questa volta, ecco. Allora. Forse non voglio crescere. Voglio solo che resti tutto così com'è. Il tempo non si può fermare. Oh. Che ti piaccia o no. Ecco Trilli. Sembra un insetto. Lei è una fata. Tu sei... Peter Pan. Aspettavate qualcun altro? Posso volare! Ok. Quella è... L'isola che non c'è. È come la sognavi? Non avrei mai potuto sognare questo. Che posto è? Non ci sono regole, scuole, orari per dormire, soprattutto... Non si cresce mai! Sei tu, la Wendy! Sei il giglio tigrato! Peter! 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 Capitano, è Peter Pan! Dai, fammi vedere un cino, dai! Un cino? Mai pronunciare il suo nome! Ok... Un cino mi piace tanto. Vecchi come te, capitano. E Jude Law. Ehi, tenetevi forte! Ok. No, davvero? Oddio, davvero hanno fatto la scena del coccodrillo? Caspita. Ma c'è tanto da dire, ragazzi, in questo primo trailer. Cioè, è spettacolare. Allora, prima cosa, mi piace tantissimo. Mi piace proprio il fatto che sia... C'è questa fotografia molto, non lo so, molto più scura rispetto al cartone animato. Mi piace molto. Mi piace tantissimo... Il fatto che abbiano reso un cino non proprio uguale uguale come nel cartone, però le movenze, il fatto che fa quelle facce, che non lo so, c'ha molto del cartone animato, non lo so, lo hanno reso simile ma non troppo simile, ecco, ha una sua identità, seppur ricordi molto secondo me l'uncino del cartone animato. Peter Pan mi piace tanto, ovviamente gli hanno cambiato leggermente l'etnia. Ma vabbè, una cosa che stanno facendo. C'è da dire però che mi piace molto di più rispetto al trailer della Sirenetta. Cioè questo film secondo me doveva andare in sala e mentre la Sirenetta doveva approdare su Disney Plus. Ma vabbè, siccome sono due prodotti completamente diversi, è logico che Peter Pan lo portano su Disney Plus, ovviamente. Mi piacciono i bimbi sperduti, cioè mi piace tantissimo proprio l'ambiente come l'hanno ricreato. Sicuramente non avremo la canzone di Giglio Tigrato degli indiani, sicuramente non ci sarà, per ovvi motivi, perché era una delle canzoni più razziste della storia del cinema, secondo me. E mi stupisce il fatto che c'è anche la scena del coccodrillo. Cioè, mi aspettavo che era un film, dal trailer si capiva che era un film diverso, un po' come hanno fatto con Mulan. Meno male che non è così, perché sembra promettere molto bene. Guarda, ti dico una cosa, ultimamente, anche come hanno fatto con Chip e Chop, Agenti Speciali, live action,
Mi aspettavo chissà quale ciofeca alla Alvin e i Chipmunks, quello stile lì, però invece sono riuscito a fare una specie di sequel di Roger Rabbit che mi è piaciuto tantissimo. E quel film, secondo me, è davvero un peccato che non sia arrivato al cinema perché, secondo me, valeva tanto. Ho la stessa sensazione di questo film, cioè, veramente sono curioso di vederlo. Mi piace comunque che ci siano proprio tutti gli elementi fatti proprio a puntino, presi dal cartone animato. Ma guarda, io non vedo l'ora di vederlo. I pirati mi piacciono tantissimo, mi piace davvero molto. E ultima cosa, Trilli. L'etnia di Trilli, a differenza di come lo hanno fatto con la Sirenetta, non lo so, o come l'hanno fatto con la fata in Pinocchio, la fata dei capelli turchini, che i capelli non ce l'ha, Madonna, mi piace, cioè mi piace anche questo piccolo cambiamento perché non dà molto fastidio in realtà, secondo me, e ci sta anche, alla fine. Che ci importa, va, più che è un personaggio comunque secondario, tra virgolette, non è così marcata l'etnia, diciamo, da dar fastidio rispetto ad altre situazioni come per esempio la Sirenetta che hanno completamente stravolto il personaggio, ma vabbè, queste sono mie personali opinioni, poi il tempo ci dirà se questo film è valido oppure no. Non vedo l'ora di vederlo, 28 aprile. Su Disney Plus sarò il primo ad accendere e vedere. E poi magari, se volete, posso portare anche una recensione del film se vi va. E niente, per ora è tutto. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se il trailer vi è piaciuto, se vi interessa vedere il film. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!